Il marchio a doppia punta festeggia il secolo in Italia, riunendo i rappresentanti di tutta l'azienda al Palazzo del Ghiaccio di Milano. 100 anni da quando André Citroën aprì a Milano, in via Gatta Melata, la prima sede, comprando l'area dall'imprenditore napoletano Nicola Romeo, che poi a sua volta rilevò l'Alfa, anonima lombarda fabbrica automobili, che diventò così Alfa Romeo. È un affascinante intreccio di storie tra case automobilistiche, intreccio che coinvolge anche il concessionario cremonese De Lorenzi. Quando è iniziata l'avventura di Citroën in Italia, nasce mio padre, quindi diciamo che 100 anni fa tutto è cominciato per il brand che rappresentiamo noi da 65 anni e per la storia poi di mio padre e della mia famiglia. Ma a Milano si è guardato anche al futuro con la presentazione dei nuovi modelli. Una, la nuova C3, che uscirà in tutte le motorizzazioni, elettrica, mild hybrid e benzina, e la nuova C3 Cross, che avremo verso la fine dell'anno, penso ottobre-novembre. Oltre a questo è stato presentato anche il nuovo Berlingo completamente ristilizzato, che grazie a Dio ritornerà ad essere anche col motore endotermico turbo diesel. Durante la convention milanese, la riunione dell'associazione concessionari Citroën Italia, che ha confermato alla presidenza De Lorenzi. È stata anche una soddisfazione che i colleghi, malgrado tutte le difficoltà del settore, mi abbiano dato ancora fiducia, quindi sono stato eletto all'unanimità presidente per altri 3 anni. E per chiudere, un cenno all'attualità, arrivano gli incentivi? Incentivi, a forza di annunciarli, hanno portato sfortuna creando tantissima attesa e, in mancanza del loro arrivo, questo momento di pausa, di sosta, di incertezza da parte della clientela. Dovrebbero essere imminenti, è anche vero che nel momento in cui non arrivassero, i brand sicuramente rafforzerebbero le promozioni, quindi non saremmo fermi a guardare. Ecco.